Buongiorno ragazzi, io sono Eleonor, benvenuti alla mia stanza e oggi siamo in una nuovissima collaborazione con la Bramboland. Vi ricordo che in descrizione trovate il profilo Instagram ufficiale della Bramboland e i canali degli altri membri, compreso l'orario di uscita dei video di questa collaborazione. Sigla! Questa collaborazione si chiama La carica dei 101. In che cosa consiste? Abbiamo creato un sim particolare, è stato semistato, e il nostro compito sarà quello di andare ad associare a questo sim un cane che meglio rispecchia e assomiglia a questo sim. Un po' come nella carica dei 101, dove il cane assomigliava al padrone e il padrone assomigliava al cane. Detto questo, iniziamo subito. Jessica Greyhound è la sim che è stata creata da Miriana Sims, a cui noi dovremo cercare di associare un cane. Ma prima di associarla a un cane, vediamo di analizzarla in tutto il suo splendore. Lei è Jessica. Già so quale cane darle, l'avevo già capito dalla galleria. Ma non solo questo, perché ha anche un dettaglio che ci può dare un indizio sul cane ideale per lei. Ma vediamo i tratti. Lei è una confidente di quartiere, è socievole, è solitaria, ama l'aria aperta ed è creatrice. Non so se ci siano altri outfit. Vediamo un po'. Non credo proprio. Ok. Come vi dicevo già, c'è un altro indizio che ci aiuta a capire quale cane associarle, perché chi sa benissimo l'inglese sa che Greyhound vuol dire levriero ed è stato praticamente il primo cane a cui ho pensato quando l'ho vista in galleria. Quindi andiamo a cercare il levriero. Sì, è una parola. Eccolo, ma che cos'è? Un segno del destino? Le sta veramente bene accanto a lei. Questo cane è indipendente, benissimo. Allora, aggiungiamo qualche altro tratto che è simile alla padrona. Non so se lui o se è una lei. È un lui, ok. Le diamo il sesso femminile perché la donna è la donna, sì. Perché la padrona è una donna. Aggiungiamo dei tratti, allora le mettiamo avventurosa, visto che la padrona ama stare all'aperto, poi o amichevole oppure assordante, anche se non ce la vedo lei, assordante, mettiamole amichevole, ok, come sono belli i cani, adesso vestiamola. Un qualcosa tipo una gonna con una maglia. Che altro c'è oltre a questo? Più niente. Ma non è possibile che non c'è più niente. Ah, eccoli, cioè, sembrava strano. Oppure questo. Ma questa banana non l'ho mai vista. Questo no. Questo è un ni, perché comunque lei ha un outfit che non è estivo. Il collare arancione le sta bene, o lo mettiamo bianco? Sono questi i drammi della vita, bianco o arancione. Ok, questa qui è... se no mettiamo il fiocco? No, vabbè, no, forse il fiocco su di lei non ci sta. Oddio, ma guarda che carino! Non so perché, ma penso che il maglione sia la cosa giusta, perché lei è vestita con outfit invernali.
Dobbiamo decidere per il nome adesso. Che le mettiamo? La chiamiamo Zita. L'ho appena vista sul calendario. Grazie calendario che sei sempre presente. Diciamo che l'anteprima della galleria aiuta tantissimo a scegliere gli outfit. A me vede? Oddio, non sta male così. Aspetta, aspetta. Vedi, così però fa Pantan con l'outfit della sua padrona. Vi risparmio il perché ci sia scritto qui materiale personalizzato, se no qui finiamo in un altro tipo di video. E direi che è tutto, quindi vi lascio a uno scatto di Jessica e Zita.